Outfit of the day. Questo. Con profumo di dolce ho fatto questa ciambella di sostegno, perché ho girato un po' di Joy Force Jewels. Oh, Vlogmas! Eravamo rimasti, ragazze, eravamo rimaste qui, che dovevo continuare i ripulisti dell'armadio, il riordino, il cambio stagione, e l'ho fatto in compagnia di Harry Potter. Ho fatto un bel rewatch e ho riguardato Harry e nel frattempo ho risistemato l'armadio, ho buttato un sacco di cose, ragazze, 3 bustone. Ciao ciao, bye bye. E poi ho sistemato tutto. Ecco qui la prima busta, poi ne sono seguite altre 3. E insomma, sa da fa, sa da fa. E benvenuti in questo nuovo vlog. Ciao ragazze, buonasera, sono pronto. Ciao ragazze, buonasera, sono pronto, vedete, devo mettere solo le scarpe. Sono pronta per andare in palestra. Ci rivediamo. Stamattina avevo cominciato a riprendere qualcosina perché mi sono messa a sistemare finalmente tutto l'armadio, quindi stamattina l'ho fatto proprio tutto, l'altra volta l'avevo lasciato a metà, e ho fatto anche i cassetti dell'intimo, i cassetti delle maglie, insomma un po' tutto. Ho buttato 2 buste di capi dismessi, che non utilizzavo più, che non mi piacevano più, che erano troppo grandi, e poi ho diviso le cose da dare alla Caritas e le cose da dare a mia sorella, quelle più nuove che magari mi potevano andare piccole o che magari non mettevo più, le ho date prima a lei, così può vedere se c'è qualcosa che le piace, le interessa, e se no alla Caritas pure quelle. Detto questo, però, poi mi sono un po' messa a fare altre cose, quindi lavatrici, un sacco di lavatrici, ne ho fatte 3 oggi, ho sistemato tutta casa. Di nuovo volevo fare un dolce, ma non ho fatto in tempo perché si sono fatte già le 4:30, ragazze, sono le 4:30, io sono così struccatissima perché io non mi trucco, proprio raramente mi trucco, quando mi vedo proprio sbattutissima oppure quando vado la mattina, mentre quando vado di sera sinceramente non mi trucco quasi mai, quindi vado ancora è presto perché sono le 4:30, la lezione è alle 6:30 e sono le 4:30, però io esco prima perché voglio passare in posta privata a vedere un po' se magari è più semplice far riferimento alla posta privata per le spedizioni di Vinted, perché purtroppo scelgono tutti le spedizioni con Vinted e io non so come fare per fare questo avanti e indietro dalle poste, perché è un casino, le poste sono sempre piene anche se prenoto, e finora mi è andata sempre bene. L'altra volta è capitato che invece ho dovuto fare mezz'ora d'attesa, che poi può essere pure considerata poco, però a me non va di stare in mezzo alla gente così ormai in maniera selvaggia, senza mascherino o altro, non mi va sinceramente, quindi insomma voglio trovare un metodo alternativo, vediamo un po', passerò dalla posta privata a vedere se effettivamente può fare lei il se a vedere se effettivamente questa struttura può fare il servizio di spedizione, perché ho un po' di pacchettini, ho accumulato un po' di pacchettini, e poi voglio passare da mia sorella e dopo palestra. Outfit of the day, questo, borsa e bustina di Vinted, e io, e vabbè. E siamo al mattino seguente, anzi no, a 2 mattini seguenti, perché sono passati 2 giorni dalle ultime riprese, e questa mattina inizia con profumo di dolce. Ho fatto questa ciambella a braccio, infatti è una ciambella bicolor, buonissima. Vi lascio la ricetta in box perché è veramente buona, buona, buona. E adesso vi lascio ai rumori che tanto mi piacciono. Thank you.
Bonjour, bonjour. Bon petit amour. Olè, ragazze, buongiorno. Allora, aspettate un attimino, che come sempre mi vedo sparaflesce. Vabbè, comunque, ragazze, sono qui immersa in un mare magnum di cose, perché adesso ve le faccio vedere anche, perché ieri mi sono arrivate. Alexa, spegni la luce in stanza da letto. Che dite? Meglio senza, vero? Più realistico. Ok, comunque io mi sono appena fatta la doccia, ragazze. No, che doccia? I capelli, perché la doccia l'ho fatta ieri, perché sono stata in palestra. E niente, ragazze mie, volevo fare quattro chiacchiere con voi mentre mi do una veloce sistemata. Ho fatto i capelli, come vedete, e ho messo le mollettine per dare un po' di sostegno, perché le ho girate un po', ho girato un po' i capelli all'indietro, quindi non vorrei sporcarmi. Poi ho messo una magliettina sopra, vado a mettere una camicia in jeans. Vado a mettere una camicia in jeans. Allora, ragazze, Chica Pair, che è una crema correttiva, quindi vado a metterne un bel po' per smorzare i rossori. Allora, ieri sera sono stata a Pilates, non ho registrato, mi dimentico totalmente, ragazze, di riprendere e di registrare. Ieri ho avuto una giornata piena, e soprattutto l'ho passata con i miei nipoti, e quindi niente, non ho ripreso. E poi alle 6:30 sono andata a Pilates. Ammazza, in videocamera sembro verde, in realtà no. Adesso questa crema, ragazzi, va messa e poi va lasciata un po' agire. Aspettate che prendo una salvietta. Ecco qua. Quindi vi dicevo, guardate qua, macchia un sacco sta crema comunque. Boh. Che bestavo di... Ah, ieri ho comprato, ragazze, ho comprato la palla di Pilates, perché da lunedì cominceremo a lavorare anche con la palla. Voi fate Pilates, ragazze? Io diciamo che sto cominciando a prendere confidenza, perché è proprio un altro tipo di allenamento rispetto a quelli che facevo prima, però ho capito che è molto molto efficace, ragazze, perché si è fatto bene, e questa istruttrice, vi devo dire, mi piace molto, quindi se è fatto bene, secondo me dà ottimi risultati. Perché fa lavorare tutto il corpo, quindi è un allenamento un po' total body, anche se poi magari di volta in volta ci si concentra di più sull'upper sulla parte bassa del corpo, quindi dipende dal caso. Io lo sto amando, mi sento molto meglio, e comunque agisce anche sulla fluidità dei movimenti, sulla postura, insomma, mi sta piacendo, devo dire, non l'avrei mai detto. Mi sto trovando molto molto bene, e non è per niente facile come si può pensare, anzi, bisogna avere anche padronanza del movimento, capire e sapere come ci si muove. Quindi io, comunque sia, cose che io comunque ovviamente ho, perché dopo una vita passata in palestra, vi volevo dire che intanto che ho lavato i pennelli, ragazze, miracolo, quindi ho i pennelli puliti, quindi che vi stavo dicendo, ieri mi sono arrivato un sacco di prodottini Shiglam. Ultimamente, ragazzi, sto facendo poche collaborazioni, perché vi dico la verità, non sempre riesco a rispettare i termini, ovviamente non per mia volontà, ma può capitare. E siccome molte volte ci viene chiesto di firmare un contratto, io non me la sento, perché non vorrei poi magari disattendere
le richieste dell'azienda, per cui faccio quelle, diciamo, soprattutto quelle che faccio da una vita, con cui e con quelle aziende con cui ho un po', insomma, che ormai mi conoscono, che io conosco, eccetera. E ieri, ragazze, tra l'altro anche inaspettatamente, perché sì, aspettavo un pacco da Shiglem, ma non sapevo cosa contenesse, e mi è stato inviato un pacco con, diciamo, i migliori prodotti, i must have, chiamiamoli come volete. Quindi io ho fatto una storia su Instagram per condividere la cosa. Ragazze, non l'avessi mai fatto, mamma mia, ragazze mie, non l'avessi mai fatto. Un sacco di obiezioni, un sacco di messaggi, come al solito un mix esotico di messaggi di gente che da una parte rosica, da una parte si indigna, si contestava questa collaborazione con Shiglem e Shein. In poche parole mi si diceva: Carmen, ma io pensavo tu fossi una persona per bene, invece adesso che vedo che collabori con queste aziende, quindi cambio idea, perché si vede che non hai coscienza sociale, ti lamenti tanto del caldo, però lo sai, ma lo sai che anche per colpa di Shiglem e di Shein che c'è questa situazione, lo sai che questo, lo sai che quello, mi sono stati mandati link, shorts, insomma di tutto di più per farmi. Come dire, redimere, per farmi redimere e tornare sulla retta via. Però, ragazze, io vi volevo dire, no? Vi volevo dire una cosa. Ora, senza voler creare polemiche inutili, perché non mi va, sinceramente, ammazza, comunque, raga, con questo siero qui, ragazze, mi sono allungate, rinforzate un sacco le ciglia. Veramente, e anche le sopracciglia. Quello che vi dico io è che al momento, ragazze, io mi sento di continuare questa collaborazione. Quello che viene contestato a questo brand magari può essere vero, però non è meno vero, non è meno vero però per tanti altri brand di fast fashion. Quindi perché demonizzare Shiglem? Perché demonizzare Shein e Shiglem, ragazze? Per quanto riguarda invece il fatto che ci siano sostanze tossiche all'interno dei prodotti, anche in questo caso io penso che comunque se sono messi in commercio, se sono prodotti comunque messi in commercio, non credo che siano letali, o almeno non più di altri che noi comunque acquistiamo, sempre di questi brand low cost o fast fashion. Non lo so, ragazzi, non so che dirvi rispetto a questa cosa. Io al momento, vi ripeto, allo stato dei fatti, mi sento di fare queste collaborazioni anche per testare i prodotti e darvi un'opinione, una mia opinione. Non credo che se io smettessi di fare queste collaborazioni la situazione cambierebbe, ecco. Forse, come mi è stato anche detto, è una scelta un po' facile, ma al momento è quella che mi sento di fare. Poi tutto può cambiare. Ho avuto tanti cambiamenti di idee nel corso degli anni. Chi non cambia idea è soltanto uno stupido. Può anche darsi che da domani non vedrete più questa collaborazione sul mio canale, ma in questo momento io ho questi prodotti e quindi ve li voglio mostrare in uno dei prossimi video. Al momento vi faccio vedere, dopo però aver messo un po' di gloss sulle labbra e un po' di blush, e le sopracciglia le vado a pettinare proprio con questo qui. È anche vero, ragazze, che non siete mai contente, perché quando vi mostro tipo prodotti come questi, ma Carmen, questi prodotti sono di alta profumeria, costano un botto, devi mostrare delle cose accessibili, più accessibili a tutti. Poi vi mostro cose più accessibili a tutti e non vi va bene perché devo avere una coscienza sociale. E poi vi mostro questo e non vi va bene, e poi vi parlo di quello e non vi va bene, vi parlo di quell'altro e non vi va bene, perché fondamentalmente siete sempre
lì pronte a puntare il dito. Ma io guardo a chi invece ha accolto con gioia queste stories e me le ha e ha acclamato a gran voce un haul in cui vi mostro queste cose, un video in cui vi mostro queste cose, quindi arriverà. Per ora vi faccio una panoramica per farvi rendere conto di quante cose sono, ragazze. Per esempio, che so, c'è questo degli orsetti, del quale tutto si può dire, però come packaging ultimamente che gli equidi. Questi sono degli ombretti liquidi molto molto carini. Questa qui è invece una cipria che io volevo provare un sacco, è un Hydro Touch Refreshing Setting Powder che pare abbia una consistenza acquosa. Eccola qua, fatta così, bello. I pack sono molto molto belli, ragazze. Poi che altro c'è? Questo qui che è fighissimo, è un illuminante di un'edizione limitata, presumo. Questo qui è una Chroma Zone Eyeshadow, sicuramente saranno dei colori duochrome molto belli. Comunque figa finte, chissà se riuscirò mai a metterle. Questo Hydrating Primer base idratante, cara, che super è valutato, che è acclamato da tutti. Questo qui è un All-in-One Volume and Length Mascara. E boh, insomma, ragazzi, abbiamo un sacco di cose. Poi questa, bellissimi colori, benissima. Insomma, altre palettine, insomma, un bel po' di cosette, ragazze. Ve le farò vedere nei prossimi video. Dalla montagna di make up alla montagna di panni da ripiegare, stirare, riporre è un attimo, ma ragazze, 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 quanto manca a Natale? A Natale manca più di un mese, ma per fare l'albero di Natale meno di un mese in realtà, perché io lo faccio l'8 dicembre preciso, c'è chi lo fa prima, quindi it's time! Tan, 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 tan. Comunque, ragazze, a ricordarmi che è veramente time, mi è arrivato ieri questo qui, che bello, è il primo regalo di Natale ed è un calendario dell'avvento di Joy Force Jewels. Io lo ricevo da 2 anni, ragazze, e ho ricevuto l'anno scorso una parure bellissima, completa di tutto, e 2 anni fa invece un braccialetto componibile con tutti i simboletti del Natale, che adoro. Ogni volta a Natale lo metto, lo riassumo e lo metto, lo uso solo a Natale insieme a quell'altro di Pandora, quindi metto solo quei due perché lo sapete che io sono nel fetta. E quest'anno mi è arrivato, ragazzi, è molto molto bello, ma lo apriremo insieme durante i vlogmas. Sì, ero molto indecisa se fare o non fare vlogmas, però è una cosa che mi diverte troppo, quindi li farò. A me piace. Siete contente voi? Siete contente che farò i vlog? Ma certo. Io sì. Quindi, ragazze, quello lo apriremo insieme, ma intanto fate un giro sul sito di Joy Force Jewels e se vi interessa un calendario dell'avvento fatto bene, con cose bellissime dentro e che non costa nemmeno tanto, o per voi stessi o per fare un regalo per le vostre figlie, fateci un giro, ragazze, e io chiederò alle ragazze se è possibile anche uno sconto, uno sconticino, ed eventualmente ve lo metto nell'info box, ok? Un codice sconto. E queste. Adesso niente, che cosa devo fare? Non lo so. Magari sistemare un po' casa, sì. Magari ripiegare panni, sì. Brava Carmen. Fatto. Eccomi all'editing di questo video. Per editare questo video ci ho messo un bel po' di ore, ragazze, perché ho dovuto strutturarlo in un certo modo. È un vero e proprio lavoro questo su YouTube, però io lo faccio veramente con tanto tanto cuore, e soprattutto se non lo faccio mi manca, quindi sono molto contenta di farlo. Insomma, niente, solo per condividere che comunque lo faccio veramente con tutto il cuore.
Ho comprato anche il mouse verticale, vedete, su consiglio di una di voi perché è veramente più comodo per il mio polso. Capisci di essere invecchiata quando sei contenta di aver ricevuto questo. Finalmente, direi, finalmente posso cambiare questo pezzo del bimbi perché mi si è rotto il pulsante del Varoma, però diciamo che anche se vorrei prendere il nuovo modello, questo mio va ancora benissimo. È vero che ha 14 anni, però va, che è un piacere. Io lo uso tantissimo il bimbi, ci faccio un sacco di cose. Si era rotto il pulsantino del Varoma, era rimasto praticamente dentro, non usciva più fuori, quindi non lo potevo utilizzare. E il Varoma è una delle funzioni più importanti del bimbi. Quindi oggi contentissima me perché è arrivato questo pezzo di ricambio e adesso Francesco lo sistemerà. Dici la verità che l'hai preso perché vuoi l'arrosto col bimbi, eh? No, l'ho preso veramente per risparmiare. Non ho bimbi. Ma tanto prima o poi lo sai che ci tocca, eh? Cosa? Raddrizzare il nuovo. Vabbè, ancora questo va. Grazie per aver guardato il video. Alla prossima. Te se ama.